tutti e bentornati sul mio canale. Io sono Mr. Dalta e questa è la The One TV. Signori miei, in questo nuovo contenuto parliamo della vecchia conoscenza dei tifosi della Juve, il procuratore federale Giuseppe Chinnè. Ma prima di tutto vi dovete iscrivere al canale, attivare la campanella, così ogni volta che vi arriverà un nuovo contenuto, vi arriverà la notifica sul vostro, ogni volta che uscirà un nuovo contenuto, vi arriverà la notifica sul vostro cellulare. Allora, sapete che ancora la sfida è aperta, quella di avere 1000 iscritti a fine anno. E allora, signori miei, iscrivetevi al canale, io ho fatto una promessa. Se arriviamo entro fine anno, quella promessa viene mantenuta, cioè entro gennaio avremo un nuovo studio. Se quella promessa non viene mantenuta, io lo studio lo farò entro il 2024, però lo farò più in là. Io avevo lanciato la sfida, vediamo se chi vince fra me e voi. Allora, il procuratore generale aveva detto che lui non rilasciava mai interviste, che non aveva, da quando è diventato procuratore generale non ha mai rilasciato un'intervista, non ha mai parlato, però non ho capito se era un convegno, era qualcosa. Lui, a differenza dei suoi predecessori, non parla mai, però stavolta ha parlato. Gli hanno fatto una domanda e lui dice, gli hanno fatto questa domanda, come mai il procuratore c'era tanto con la Juve? Lui risponde, la Juventus è gran parte calcio italiano. Ebbene, la domanda che si fa a Don Vincenzo, se lo sono fatte milioni di tifosi, perché il procuratore federale si è accannito contro la Juve? Invece, ad esempio, ci sono società come Napoli, con lo scambio Osimhen, non ha fatto niente. La semplice risposta, sapete qual è? La Juve ha avuto un'indagine dalla procura di Torino per bravura di questi magistrati, per fortuna di questi magistrati, non lo so, la procura della Repubblica di Torino ha fatto delle indagini con intercettazioni telefoniche, sequestri e perquisizioni di documenti. Va benissimo. Ma in tutto questo che ha detto il signor Giuseppe Chinnè, non ha detto che la stessa procura di Torino ha detto che i magistrati di Torino non erano idonei a fare questa indagine. Però nel suo discorso questo non l'ha detto. Ma nello stesso discorso che ha fatto il signor Chinnè, durante la sua, non so se convegno, non so perché ha parlato, che forse molte volte questi procuratori dovrebbero stare zitti, perché quando parlano fanno casini, perché lui dice che la procura federale della FIGC interviene solo se interviene una magistratura, una procura. Scusate, io non vado ancora sul caso Osimhen, ormai sul caso Osimhen l'abbiamo visto. Sono state rilasciate delle interviste dove alcuni giocatori hanno detto che loro a Lille non sono mai andati. Ora giocano in Serie C, magari giocasse in Serie D giocano. Osimhen invece, giocatore determinante, secondo me uno degli attaccanti più forti in circolazione, l'uomo che lo scorso anno ha fatto vincere il campionato a Napoli, gioca in Serie A, e stiamo parlando di giocatori di 2 anni fa. Come passano da 2 anni da andare da Lille, squadra di Serie A francese, a giocare in Serie D? Il procuratore federale come non l'ha mai chiamati? Lo stesso procuratore Chinnè ha detto altre procure stanno indagando, c'è chi archivia. Allora scusate, se sul caso che se tu mi parli, mi accusi della plusvalenza di Orsolini e la procura di Bologna archivia per fatto non sussiste, su Mandragola che tu mi accusi, la procura di Udine archivia perché fatto non sussiste, la procura di Torino come fa a continuare a indagare su queste casse, le procure di Bologna e Udine archivano perché il fatto non sussiste? E lo stesso procuratore federale, essendo che non ci sono delle norme relative al sistema, perché invece di
Dimmi, c'è una norma per le plusvalenze? Mi fai, mi condanni su quella norma, essendo che tu non trovi niente su quella norma, vai sul famoso articolo 4, slealtà sportiva, e così è facile, così è facile. Noi prendiamo qualunque cosa, vediamo l'articolo 4, ma io su questo volevo, siccome ti piace rispondere, caro Procuratore federale, chi ne è, però risponde a modo tuo. Io ti voglio fare un altro tipo di domanda. E mi spiace che nessuno te l'ha fatta. Siccome non ci sono norme per accusare una società, perché sei andato sull'articolo 4 slealtà sportiva quando sai benissimo che non è stata slealtà sportiva? Perché se le altre procure ti dicono che non c'è niente, perché tu vai sull'articolo 4? Mi devi spiegare il motivo. Perché vai su quell'articolo? Quello è il problema. Che dopo le normative federali fanno schifo, l'abbiamo visto tutte. Perché poi, quando un amministratore delegato ti dice che abbiamo aiutato la Roma a comprare quei tre giocatori per fare plusvalenza entro il 30, e tu, procuratore, ti ne stai zitto, non dici niente, allora mi fa riflettere perché. Quei tre giocatori che il Sassuolo ha comprato finora non hanno mai giocato. Oppure l'unico che sta giocando è Volpato. Oppure l'affare che porta Frattesi all'Inter, il Sassuolo prende Mulattieri quasi 7-8 milioni. E se vado a vedere Mulattieri giocare non è da 7-8 milioni, tu stai zitto, allora qualcosa mi rode. Poi che le normative sono vecchie, che il calcio sta andando avanti, che le normative federali sono degli anni 15 e 18, vanno cambiate. E questo lo sappiamo tutti. Se tu mi fai un processo, perché poi lo vogliamo chiamare processo, chiamatelo come volete, ma non è processo, è un'esecuzione quella fatta dalla Procura federale nel processo sportivo, perché da solo ed esclusivamente diritto all'accusa con delle accuse che non sono prove, perché ancora oggi, altre domande che vorrei fare sempre al procuratore Chinnè, tu hai penalizzato una squadra, la Juve, poteva essere qualunque altra squadra, prima di tutto con dei procedimenti che tu avevi già archiviato per 2 volte ossia sul caso plusvalenze tutti archiviati, tutti assolti, poi hai aperto un processo che non potevi riaprire. Ma perché hai accusato una società con degli indizi? Perché ancora non ci sono prove. E io ti faccio un'altra domanda: se casomai nel processo civile, nel processo ordinario, le accuse che tu hai condannato la Juve cadono, cosa succede? Perché il processo sportivo va completamente cambiato. Perché io che mi difendo devo portare le prove per fare vedere la mia innocenza. Invece no, si va a parlare di solo di prove, di indizi, che poi in altri procedimenti stiamo vedendo che forse alcune intercettazioni erano pure illegali, perché la Procura di Torino sta indagando su altre cose. Perché poi quando escono fuori tutte le cose, le mettiamo sul tavolo. Per il momento sono solo indizi, sono solo supposizioni, perché alcune intercettazioni fatte contro la Juve sembrano che fossero illegali. Però va bene così. Allora, caro procuratore Chinnè, forse era meglio che stavi zitto e non dire la solita, non dico le solite parole, perché tu mi stai dicendo che tu indaghi la Procura federale perché c'è una procura che indaga, se no la Procura sportiva non fa niente. E allora che ci sta a fare? Spiegatemi cosa ci sta a fare una procura federale? Perché poi tu, e la torno a dire, non è che hai condannato la Juve con delle prove. No, 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 non sono prove. Quelli sono indizi, sono indagini fatte dall'accusa, che ancora un GUP o un giudice devono decidere se sono prove oppure no. E allora le parole hanno un peso, gli articoli hanno un peso. Tu hai condannato la Juve non per un articolo preciso sulle plusvalenze,
hai fatto un bel calderone, un bel minestrone con il solito articolo 4, realtà sportive. Allora, per l'ennesima volta, avevi fatto bene a non parlare, ma continua a non parlare. Questo è un mio semplice pensiero. Vediamo. Ancora stiamo aspettando se vengono interrogati quei quattro ragazzi per caso Osimhen, però della procura, se la procura di Napoli non si muove, il procuratore Kinné non si muove. Parole di Kinné, signori miei, la cosa bella è questa, che si parla tanto di riforma della riforma sportiva, del processo sportivo. Prima si fa e meglio è. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci vediamo alla prossima. Ciao!